Moti dell'anima, e questo è il titolo dell'antologia poetica presentata ieri sera nella sala conferenze della Camera di Commercio di Teramo. È una raccolta di testi di quattro autori, Tonino Di Natale, Carina Spurio, Mauro Angelozzi e Liana Fiorentini, scomparsa lo scorso marzo. L'opera è nata da un vero e proprio istinto solidale, una sorta di reazione d'animo e di sensibilità in seguito al sisma del 6 aprile scorso. Infatti l'antologia, curata nei minimi dettagli, rappresenta un dono oltre l'emergenza alle popolazioni colpite dal terremoto. È proprio in quest'ottica che l'intero utile sarà devoluto alla CIVES, il Corpo di Intervento Volontario di Emergenza e Soccorso di Teramo, che fin da subito ha dato un sostegno concreto ai terremotati aquilani, come ha ricordato Tonino Di Natale, autore del libro. Il libro è scaturito da un incontro di due autori, Liana Fiorentini, che è stata la promotrice, purtroppo è deceduta a marzo, aveva delle belle liriche. E abbiamo pensato di fare un libro a due mani, cioè due autori. Poi però mi è piaciuto integrare, dopo il terremoto che c'è stato, con altri due autori, Carina Spurri e Mauro Angelozzi, e abbiamo pensato in quell'occasione anche di devolvere i proventi alla CIVES, che è la Protezione Civile di Teramo, la prima a soccorrere i terremotati, e sono stati quei volontari che hanno scavato con le mani e tirato fuori una ragazza dopo 3 giorni da sotto le macerie. Quindi un'opera altamente umanitaria a favore di una società, gli aquilani, ma anche i teramani, anche quelli del circondario vicino, dell'Avezzanese, del Sulmonese, che dobbiamo cercare di aiutare. Perché immaginiamo un po' se la cosa fosse successa così grave a Teramo con 308 morti. Allora bisogna donare, 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 cercando di fare una solidarietà veramente solida. Mauro Angelozzi ha poi ricordato che i temi trattati sono temi cari agli autori delle poesie che toccano tutte le sfere dell'animo umano. I temi trattati sono i temi cari agli autori che hanno scritto le poesie. Io da giovane parlo delle mie esperienze, delle sensazioni che si prova. Le autrici parlano delle loro vite di donna, di madre, di cittadini del mondo, e questi sono un po' i temi, insomma, che sono più cari agli autori che sentono. Il tema comune è stato quello dell'aiuto, della generosità e della beneficenza, perché quando abbiamo avuto la possibilità di poter dare una mano concreta per quello che riusciamo a un'associazione di volontariato che è impegnata all'Aquila, per noi è stata la realizzazione più grande che ci poteva essere, proprio perché pensiamo che la poesia possa anche essere utile. Può raccontare esperienze, può raccontare, può descrivere emozioni, sensazioni, e questa è già una grande cosa, perché tante volte si ha bisogno di sfogarsi, tante volte si ha bisogno anche di sapere che qualcuno prova delle determinate emozioni, che siano piacevoli, ma che siano anche come il dolore, la paura, sono emozioni umane e quindi ci sono. La poesia poi può avere anche un altro scopo, cioè può arrivare a tutti, può essere capita da tutti, e può essere anche un mezzo, come tutti gli altri mezzi di comunicazione, per portare un certo messaggio e che sia anche di aiuto, di speranza, insomma, una voce in più al di là della beneficenza.